Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Comunque parliamo già infermieri. Ragazzi, oggi andremo ad affrontare insieme a Danny, a Murri, una prova di coraggio. Perché c'è questo setup molto jungle. Se mi permetti, più che jungle è garden, anzi è reptile. È reptile garden, not a caso. Non già a caso. Ragazzi, oggi andremo ad affrontare una prova di coraggio con dei rettili. Porca fammi merda. Fammi una faccia da rettile. No, no. Stiamo iniziando. Una faccia da rettile com'è? So fare Sid, però della graciale. La fa male. Metteremo qua una diapositiva, ovviamente, del pupazzetto. Salve. Quanto mi dona questo colore? Perfettamente in palette. Sono appena tornato a casa e guardate un po'. Mi è arrivato questo pacco a casa, non so cosa c'è dentro. Riporta il mio nome, il logo di Realme, non me ne ero accorto. Eccolo qui, Real Black Friday. Presuppongo che sia perché sta per arrivare il Black Friday e quindi mi sa che Realme sta lanciando delle offerte succosissime. È tutto molto strano, un punto interrogativo. È tutto ancora più strano, una box nera con scritto Real Black Friday. Una mystery box, vado ad aprire. Perbacco. Guardate qui cosa c'è all'interno. C'è il Realme GT Master Edition che mi mancava all'appello, quindi grazie Realme. Cos'è? Una lavagnetta con delle batterie. Una batteria messa in un posto un po' strano. Funzionano? I telefoni Realme sicuramente funzionano e anche alla stragrande, direi. No vabbè raga, ho messo le batterie. Vi faccio vedere. Ma che figata è, raga. Tutto questo, ragazzi, per dirvi che è periodo di super sconti per quanto riguarda i prodotti Realme. Perché potete portarvi a casa il Realme GT, questo che è il mio telefono preferito, il Realme GT Neo 2, che ne ve ne ho parlato qualche giorno fa, e soprattutto il Realme GT Master Edition. Che, no vabbè raga, fighissimo questo dietro, mi mancava all'appello, super top. Questa qui è tutta la famiglia GT, che appunto per questo Black Friday in super sconto insieme a tanti altri prodotti Realme. Ad esempio il Realme GT Neo 2 in versione da 12 più 256 GB, potete portarvela a 449 € anziché 549, 100 euro di sconto. Altrimenti se volete il taglio un po' più bassino, quindi da 8 GB e 128 GB, a 369 € anziché 449. Il Realme GT, quello giallo bellissimo, il mio preferito, la versione da 12 GB più 256 GB di memoria a 499 anziché 599, anche qui 100 euro di sconto. Oppure c'è sempre il taglio un po' più bassino, da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria a 399 anziché 499. E come ultimo ma non meno importante, il Realme GT Master Edition, la versione da 8 più 256 GB la potete trovare a 349 anziché 399. Oppure la versione da 6 GB di RAM più 128 GB a 289 € anziché 349. Ovviamente queste offerte sono valide fino al 29 novembre, quindi mi raccomando, non avete scuse, approfittatene subito. Seguite il link qua sotto in descrizione e fatevi fare un regalo anticipato di Natale. Ragazzi, allora questa, come detto, sarà una prova di coraggio. Non vi voglio spoilerare niente, anche se sarà già nella copertina del titolo. Esatto, quindi direi di chiamare Riccardo, nonché il proprietario di codesti animali, di codesti rettiliani. Venga, rettiliani! Reptiles Garden in the house! Grazie, è già armato? No, venga, no, no, venga, prima venga a darmi il impari. Per cortesia, venga disarmato. Lasci lì l'animale, per gentil cortesia. Penetri all'interno del circolo. Penetri, si metta qui avvicino. Vada. Allora ragazzi, lui è Riccardo di Palermo. Reptiles Garden. Ogni volta che diciamo Reptiles Garden sono 50 euro che vanno a Giampi, quindi noi lo faremo dire tante volte. Ah, perfetto. Reptiles Garden. E come vedete, se uno dice ma come si chiamerà questo ragazzone che porta i rettiliani, come si chiamerà? Richard. È facile, c'è scritto Richard. Yes, yes. Lui è un allevatore di cosa? Giochi leopardini e serpenti principalmente. Quindi oggi il nostro Riccardo ha portato alcuni di questi animali e noi dovremmo appunto affrontare una prova di coraggio. Dovremmo toccarli, prenderli in mano, coccolarli. No, poi però li spiegheremo, faremo vedere che tipo di animali sono. Certo, certo, sarà anche un video culturale. Ho una domanda, come nasce la passione per i rettili? Sì. Reptiles Garden. Ho sempre avuto questa passione perché, stando al villino insieme ai miei nonni, che sono cresciuto lì, andavo sempre a caccia di lucertole, serpenti e gecchi. Io pure, io per allevarle? No, per studiarle, realizzarle. Per studiarle, io le prendevo e le mettevo nell'acqua. Sei poverine. Una merda, vabbè, tu sei proprio una merda. Ci dissociamo tutti da questa cosa, gli animali vanno sempre rispettati, sono... Anche se sono le blatte che morì a matando. No, col cazzo, le blatte si schiacciano, gli si sputa sopra e le zanzare le allevi, no, gli dai fuoco con l'accendino. Ovviamente. Ma Riccardo e a Reptiles. Tu oggi vai fuori di qua che non hai un euro. Vuoi lasciare anche le scarpe?
Allora, stiamo dicendo il ragazzo, l'abbiamo interrotto con i nostri esplosivi. Della passione della rapimento e del furto dei Jackie Leopardini dal giardino della nonna. Esatto. Che hanno fatto sì che lui da questa passione ne ricavasse un lavoro. O deviazione, propendo più per la seconda, ne ricavasse una professione proficua, anche perché ho sentito il prezzo di questi animaletti. Animaletti? Rettili. Rettili, così tutti animaletti. Ti taglierei le dita che sono animaletti. No, sono rettili, l'hanno chiamato con il loro nome e io mi fermo qua perché non voglio più giocare. Allora, direi di iniziare. Adesso Riccardo prenderà man mano gli animali, li metterà qui e non lo so, dobbiamo studiarli, dobbiamo prendere. Primo rettile! Andiamo via le danze e Riccardo venghi col primo animale, chissà cosa sta portando. Non cosa lo ci, so, io lo ci lasci. Oh. Metti qua, metti qui. Ah, i più grandi amici di Morri! Ma guarda che escono fuori. Oh, si sta scopando quello piccolo. Però la... Mamma mia, ragazzi, se salta. La prova di coraggio è almeno toccare. Dovevo prenderlo in mano, fa. No, cazzo, no. No, fra, questo non lo... Ti giuro, tocco tutto. Questo non lo tocco. No, ma dai, mi fanno vomitare. Ma guarda che... Questi sono quelli che volano. Hanno le ali. No, non volano. Non volano, non riescono a volare. Ma quelli che... Volano verso il basso. Scusami, ma quelli che sono entrati in casa mia, ti giuro, sono di... Why are we still here? Just to suffer. Cos'hai fatto? Non ma dai, cuccio, orco deo! Ti ha morso? Sì! No! Morde? Non morde! Ah, no! Morde? No, non male. Come si chiamano chiste? Blatte? Sì, blatte rubbia. Cosa? Blatte rubbia? Sì. Carinissimo, guarda che cuccio! Certo, vorrei averne 5-6, io penso a tu. No, dai! Dai, smetti, però! No, questo no, dai! Ah, che dolore! Mi fa schifo, ti prego! Reptilis Garden. Vai, tocca, non fa niente, guarda! Facciamo un che continua a seguire la mamma? Non provo sentimenti. Sono delle merde, non provo sentimenti. La merda non provo sentimenti. No, io passo, io no. Compatto. Dai, compa, guarda. Senti che rumore. Cioè, no, guarda quello sopra che cavalca quello sotto. È vero. C'è il piccolo che cavalca il grande. È vero. Dai, tocca col ditino, Denuccio. Ma senti il rumore. Dai, Denuccio. No, dai, io più a casa mia. Tocca quello, vai. Vieni, Cherry. Porco boia. Io sto salendo. Io no, si è girato. Oh, questo dei cagasotto! Compa, non lo tocco. Mamma mia. Vieni, lo tocchi! Sono rimorso il labbro. Vieni, lo tocchi! Io ne ho toccato uno, Da, Danny l'ha toccato, mangi tu, dai! Quello grande. Bravo. Oh, che bravo, Danny ormai è amico dei rettili, bravissimo. Ma è morbido? È morbido, sì. Si prende, non ce la faccio. Compa, così, dai, guarda. Prendi. No, tu sei malato. No, non compa. Oh, compa, vedi che cazzo, che corro fortissimo. Non me lo lanciare addosso, compa. Non ti preoccupare. Lanciare addosso, ti giuro che mi incazzo. È scappato, cosa? Fai zoom sulle mani, tu super zoom. Stavo spiegando, questo è un maschio. Infatti ha un paio di ali che non usano per volare. Ma non gli le spacchi le ali? No, non le usano per volare. No, tu non gli le spacchi se fai così. No. Mentre questa qua è una femmina. No, ma tu no. I vestigi. Non piegarla, non è. Madonna, come la piega, raga! Ma come fai a tenerla in mano? Ci sono abituato. Ne manio un centinaio al giorno. Guarda, vorrei proprio chiedere alla Pisto come fa a toccarti. Esatto. E lei ti risponderebbe, sono abituata. Compa, dai, lo tocchi? No, Morri, siamo fallito. No, questo non ce la faccio, compa, dai, ti prego. Ma perché Morri, non tocca le blatte. Quindi, allora, grazie a Reptiles Garden. Ovviamente io e Danny abbiamo passato la prima prova. Così. Morri è un fallitaccio, come sempre. Passiamo al secondo animale di oggi. Tutti si mangiano pure. Ma tu sei matto. E tu lo mangeresti adesso? Sicuro, certo. Ma che mi stai, coglione? Vieni qua in mezzo, per favore. Abbiamo il prossimo ospite per la stagione di questa cosa. Questi sono quelli che mettiamo tipo nell'amo per pescare. No, quelli sono... Allora, questi non si usano perché non vengono mangiati dai pesci, semplicemente. E tu li mangi, pensando a te. Sì, il pesce lo scarta. Questi sono... mangiano farine, farinacei, quindi si usano per fare le farine. Quindi lo tocchi adesso. Come si usano per fare il casumarzu? No. Allora, questo dobbiamo fare una cosa, dobbiamo mettergli in mano così. No, ok, va bene. E sì, sì, vai. In bocca. Vai. Vai. Ti giuro mi sto lanciando. Oh, porca miseria. Oddio. E guarda, li studia, li accarezza, li ma certo, quello è un cazzo di pecoraro delle campagne, estigiato. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Guarda, ho capito, ma... non mi prende neanche un cimice in casa perché ha paura. Questi sono molto meglio. No, a me fanno paura le cose con l'esoscheletro come le blatte. Ma ascolta, scheletro, ma ascolta, ma loro non hanno cervello, vero? No. Non capiscono niente. No. E che fanno? Si limitano a mangiare e riprodursi. Guarda come si muovono! Diventano delle pupe e poi diventano dei coleotteri. Fanno il bozzolo. Ma ascolta, pupa, vuoi scopare con me? Mangiamo. Ma ti dire cazzate, dammi la mano. No, no, mi dite. Metti no, qui, Danny. Bro, non è. Metti
ti metti piano con calma quando li ammazziamo? Con Pau, Pau. Si attaccano, eh. Si attaccano perché non vogliono lasciare il Danny. Ah, ok, vieni qua, dai. No, una. Non farò le lanciare perché... No, infatti, le lancio. Una. No, conta meglio tante. Una, dai. Una, fra, non ce la faccio. Una gliela abbiamo vuota. Una, mezzo. Si mette, no, metti. Dai, non devi fare il cazzo sotto. Ma dove va? Vieni qua. Fai l'uomo. Mamma, apri il palmo, non lo devi toccare, apri il palmo. Vivo. Dai, non fai qua. Guarda che bello, mi sono fatto un anello. Ah, che bello. Che bello, un anello vivo. Uniti nel matrimonio. Dai, metto la mano, mettilo. No, basta, Franco. Dai, non fanno niente. Guarda, ok, gira la mano. Gira niente. Allora un punto. Basta, oh, basta però, figa. Già le ho messe. Che caga sotto, raga. Ho superato la prova. Non li lanciare, coi cazzo, ma non... Ma ti giuro, la sua ombra! Pensavo, sentivo una cosa nel pollice, pensavo l'avessi lanciato al muro, un po'. Che è spaventato? Non che me ne fottesse niente, le schiaccio con i piedi, però va bene. Allora fermi. No, se Richard si è offerto... Cioè, scusami, aspetta. Io! Tutti a dire Murri che li butta a terra, quello che se la mangia! No, frate, sta anche... Ma non è serio, non è serio. Sei serio? Bello possibile. Dove mangiare, Danny? Dove mangiare? Dove mangiare? Dai, Danny, sei il numero, Fra, se lo fai. Dai, Fra, no. Dai, Fra. Ti succhio il caso. Ho mangiato due poche, non vorrei mai che vomiti. Ah, pesce per me e vanno insieme. No, non vorrei mai che magari mi prenda l'emozione e vomiti. E li metto. Dai, Danny, no. Tu sei il più coraggioso di tu. Sei l'uomo numero uno del mondo. Se volete qualche volta facciamo le brate in pastella. Se questo video arriva a 80.000 mi piace, facciamo le blatte in pastella. E le mangiamo. Per Natale. Dai, però Danny era quasi lì. Cioè, a me mi rompi i coglioni tre ore, ma convincilo. Una. No, su, se no. No, quello per me è te. Dai, c'è il rire. Vedere chi ha mangiato e che porti quanto mi incazza. Passiamo al prossimo animale. Molti sanno che io ho una paura veramente fottuta del geco proprio. Sul serio? E lo sai qual è la cosa ancora peggio? Quando si trasformano in Mr. Hyde, perché prima sono Dottor Geco e poi diventano Mr. Hyde. Salve, avete appena assistito alla battuta, il grande ridere, la simpatia, l'umorismo, la comicità odierna, la risata, l'ilarità. Comunque ricordiamo i ragazzi a casa che io e Giampi siamo a due punti. E Murri a mezzo, tre ne ho presse, sono a uno. Ma noi abbiamo ucciso, riempiti la mano. Che cazzo vuoi, ti ho detto tre punti, tre blatti e un punto. Non me ne frega un cazzo. Però attenzione, Riccardo. Abbiamo Riccardo pronto. No, vicio. Guarda che grossi poi. Però non escono. Li prendo se escono. Ci sono cavalli. No, questi sono cioè, ragazzi, sono questi qua sono Jackie. Ma sono intanto li mani molto bene. Sono veloci se scappano. Guarda quella è la coscia aperta perché sta volando. Non scappate se perché sennò rischiamo di fargli male se escono. No! Posso così? Tipo i gatti, figa! Come i gatti, figa! Oddio, si è alzato! Come i gatti! Elisa, vuoi toccarlo? Grazie. No. No? Fa così perché è infastidito? Sì. Noi gli piace essere Elisa, non hanno i rettili non hanno il sistema limbico, quindi non possono provare sentimenti se non lo schifo. No, paura, stress. Che brutta vita. Hanno soltanto sì, in realtà è una bellissima vita. Non si affezionano a nessuno. Ma detto. Che schifo! Oddio, che schifo! La campana non ti fa niente, guarda che caruccio. Che carino. Se lo mettete sulla mano è meglio. Dai, a jump tech prima. Superalo dopo ora. Apriamolo così. Impossible di snapping. Dai, Frodemo. Minchia, c'è quello arancione che tra un po' sguizza. Quello c'ha Charizard. Danny, orco tu. Minchia, Danny è proprio un numero uno. Eh sì, che ha delle unghiette che si attaccano. Merda. Aspetta che tocca la scena di nuovo. Si alza, è carinissimo. È bellissimo. Sta cambiando colore o sono i LED? No, compa, non cambia colore. Compa, devi toccare, dai. Adesso vediamo se me lo faccio mettere in mano, dai. Metti in mano a Murri. Ma che succede? Ti si attacca? No, prima già. No, agli artigli. Cioè, no, si attacca sui tetti, è normale. Compa, aspetta, lo togli subito. No, tranquillo, guarda, carinissimo. Non avvicinarlo all'altro, magari litigano. Ci sono entrambi maschi, quindi. Sono entrambi maschi, è possibile. Si attizza la schiena, toccato, ti alza picciò. Tra un po' vola. Dove come sai Isa? Ha l'impianto idraulico. Tieni Murri. Ha l'assetto idraulico. Tieni Murri. Lo mette lui, non tu. Tocca intanto. Quella è la loro riserva di grasso. Lì principalmente La devi smettere di fare gli scherzi. No, faccio nessuno scherzo. No, in realtà no. No? Porco. Tocca la schiena. Oh, ma tocco io tutto sto fango. Che grugoso. 6 a 2, bravo. Ma devi prendere in mano. No, è vero. Tieni mano. Lo mette lui. Te lo prendo io, dai. Sto prendendo confidenza con l'animale. Dai, prendimi la mano. Lo mette lui. Dammi il palmo di mano, figlio di. No, fra di giù, mi sto rimettendo. Lo prende lui. L'importante è che non ti fai male a. Compa, se mi morde, di giù mi incazzo. Mi è pisciato in mano, no? Tiro basso, che ci sarai.
Voglio morire in questo momento. No, che carino. Guarda, con paura prendi amicizia, guarda che caruccio. Mamma mia, mi sta attaccando tutte le unghiette. Toccalo intanto, coccolo, se lo tieni così, compa, senza emozioni. Lo fa per non cadere. Guarda, coccolo, lui vuole essere coccolo. Compa, ti prego, prendilo. No. Ti prego, compa. Non vuole essere coccolo. Compa, ti prego, prendilo. Prendilo, fra. Prendilo. Te lo lancio. Ma passiamo adesso a Charlie. Sono la stessa razza. Sono lo stesso specie, ma non lo stesso. Cambia il colore. No, sono due specie. Ah, zampa! Sono due specie diverse. Sono entrambi Blefaris, ma questo è un Macularius, mentre questo è un Angramaio. L'ho visto che era Macularius questo. Diciamo che questi sono molto più selezionati. Posso prenderlo pure? Sì, quali? Certo. Questi. Possiamo dire. Per questo dicono. Tu hai un negozio? No, non un negozio, sono un allevatore privato. Ah, un allevatore privato. Sì, sì. Il prezzo di un animale del genere è circa 250 euro. I Macularius vanno praticamente dai 30 euro fino a diverse migliaia di euro. È docile come quello? Sì. No, ma sì. Ma è docile, cioè loro mangiano insetti e... Sì, loro mangiano insetti principalmente. Mangiano insetti e muri. Oh, possiamo far vedere che mangia la blatta? Non credo mangino questo. Lui... Perché? Sono troppo stressato. Sì. Cioè, ti giuro. No, guarda che mi si è arrampicato. No, no, frate, hai fatto un errore gravissimo. Madonna, no, al contrario. Sì, almeno scappa verso di là e non mi si arrampica di qui. Almeno va a fanculo di là. No, guarda che mia. Coda spessa, c'è proprio coda bella muscolosa. No, perché la cosa interessante, la coda in questi Smacularis è la riserva di grasso. È una cosa interessante, nella coda fanno la loro riserva di grasso. Cioè Danny è diventato proprio, guarda come è messo, tipo un bambino. Oh, mi si sta rizzando l'animale, mi stia fermo Danny. Danny fa rizzare gli rettili. Ma cos'ha qua le branchie? Le orecchie. Sono le orecchie. Le orecchie? Lui c'ha i padiglioni auricolari. Vieni, prendilo, lo metta lui. Si è aggranfiato, ma come cazzo si? Guarda come si è aggranfiato per ben bene. Oddio. Danny, un altro punteggio. Jerry, tocca anche questo. Questo non l'hai toccato, Jerry. Ragazzi, sei pazzeschi sti cosi, ma fa una puzza. No. Tutti questi pallini che sono... Sono i brividi, perché ti sono emozionati. Alla pelle d'oca. Alla pelle d'oca. Sì, non vuole scendere, è proprio innamorato. Ma perché? Ma perché è così? Scusami, che me lo fai mordere. L'ho fatto per abituarlo, vedi, passare da una mano all'altra. Tu invece sei un criminale. Adesso lo devi accarezzare, gli devi dare un bacetto. Piano, madonna. Piano, che sei sgarbato. Bravo, così. A lui gli piace, a loro ma sono se non animali... fanno emozioni. No, sono animali molto affettuosi. Possiamo recitare il tavolo e li facciamo lottare. Dai, rimettilo in saccoccia. Sì, il cazzo, toglimelo. Va bene, grazie mille. Okay. Non sono animali autoctoni, sono italiani o sono di importazione? Provengono, no, sono tutti nati in cattività. Oh sì, scusa, no, scusami, la razza. Sì, la spe... La specie. Sì, no, io ho detto specie perché ho detto razza per vedere se tu ripronto, ti accorgevi. Okay. Se sei un vero animale specularis. Reptiles Garden, non a caso. Altri 50 euro. Bene, passiamo ai prossimi animali. Non mi hai risposto alla domanda. Provengono dall'Iran, l'Iraq e l'Afghanistan. Hanno visto le guerre. Ma che intrattenimento con Murri, Jumpy e Danny. Prossimo animale. Grazie. Bene ragazzi, adesso passiamo ad un gargoyle. Abbiamo igienizzato i limani perché Richard... Abbiamo igienizzato i limani perché ci potessero essere i patogeni da loro animale. Oh, aspetta, chiudi sto robo. Oh. Non ti salta, non ti preoccupare. Sì, oh mica. Viene molto difficile aprire, questo l'ho aperto prima. In che senso? Allora, in che senso? Ci ha detto la scatola viene un po' difficile da aprire. Tutto qua. Avevi detto di igienizzare le mani perché? Perché so, essendo animali di specie diverse potrebbero passarsi patogeni tra di loro. Ok, quindi abbiamo igienizzato le mani per il benessere dell'animale. La capra, l'animale più bello. Le corna belle. No, no, frate, hai aperto la bocca. No, questo lo tocco. Vorrei una dimostrazione di salto. Ma è un micro. It was at this moment he knew he fucked up. No, era questo non lo tocco. È fatto a coccodrillo. Se lo guarda. Compa, che visto cazzo di coso? Ti prendo. Aspetta, dici un po' delle cose. Cos'è questo? Allora, è un gecko che viene dalla Nuova Caledonia. Sono delle isole dell'Oceania. Ti morde secondo te, fra? Sì. Fa male, fa male. Allora, io lo carezzo. Però devi tenere tipo stretto come nel. Sì, ammazzo. Oddio, sembra cattaveggiata. Ci stavi dicendo delle altre informazioni, per favore, voglio imparare. Ok, ok. Dicevo, proviene dalla Nuova Caledonia, mangia insetti. La particolare di questa specie è che mangiano anche frutta. Pazzesco. Quindi, no. Aspetta, scusami, la regione di provenienza? Nuova Caledonia. Sono delle isole nell'Oceania. No, compa, se ti scappa la fine. Tutto metterlo. E se ti scappa? Dio Cristo. Guarda come padroneggia la bestia, Danny. Mamma mia, guarda proprio questo. Guardalo, Oddio! È un pazzo, Danny. Guarda come ci va, zoccolo di gnu. Ormai ci va come Aldo di Aldo Giovanni, come Giovanni va. I pesci tantino. Noi siamo a 4, lui vorrei, no, vorrei toccargli la schiena, posso? Allora vai a 3, sì. Guarda, se mi salta addosso, ti giuro che io non so che cosa succede. Tenuto? No, tienilo però, che è tenuto.
Raga, questo tra tutti è stato al momento quello più pericoloso. Ma non è vero, guarda. No, c'è dell'altro, ci dicono dalla regia. C'è dell'altro? Forse c'è dell'altro. Come prossimo rettile, dai, più veloci, più spediti, più coraggiosi. Ragazzi, io sto vedendo quello che c'è alla mia destra e ho veramente paura, compa, lo puoi dire? No, frate, piano, frate. Mamma mia, che bello però questo. Che mica è un plutone, no? Oh, frate, piano. Che cos'è? Mamma mia, questo è bellissimo. È un propeltis, è un serpente originario del Nord America. Salta, frate. Salta. No. Dio mio. Questo è stupendo, ragazzi. Morde. Sei infastidito, morde. Tu non rompergli i coglioni. E tu puoi prenderlo fuori dal certo. No, frate. No, aspetta, ragazzi, pazienza. Cioè, piano. Oh, non fai infastiditi. No, frate, è una... Guarda lì, è una prolunga, è figa. Una corda. Si mimetizza con l'apero spritz. Questo è bellissimo, ragazzi. Posso? Certo. Se gli tieni la testa fermissima. Ma guarda come si intreccia, è un nodo. No, no, frate. No, che lì. No, picciotti la cosa fa. È liscio. Ma sembra tipo un. Oh, aspetta, posso toccare anch'io? La corda di nylon. No, però tieni la testa, fra, che è già così orco. Oh! Che è infastiditissimo. Ha una livrea bellissima, ragazzi. Sembra un tigrotto. Ma questo, sembra proprio. Questo è l'animale più bello. E questo si chiama? Questo si chiama Lampropeltis abnorma. Lampredotto abnorma. Cioè, in italiano c'ha un nome. Sono falsi coralli, tutti Lampropeltis. Ah, esatto, i coralli. Falso corallo. Perché falso? Perché non sono velenosi, mentre i coralli sono velenosi. Non mi si rendi detto? Ah, hai ragione. E i corallini sono quelli più piccoli. Sono quelli alla barriera corallina, no? Coglione. Grazie, Muri, per farci sempre fare belle figure. Guarda, guarda, guarda come si aggranfia nel... Oddio! Mi si è aggranfiato nel ditone. Mi sono fatto l'anello di serpente. Oh! Guarda che bracciale di serpente che ti sei fatto. Sei proprio un figo. Vero? Madonna, sembri... Gigi. Guarda, guarda che si sta chiovendo tutto. Oddio! No. Oddio! Ma guarda che è una figata! Ma questo è il bracciale di Christian Dior che ti avevo comprato? Altro che Rolex. Okay. No, lo puoi riporre per favore. Io l'ho toccato, morri pure. Tutto, ok. Ragazzi, passiamo al prossimo perché ce ne sono ancora animale. Abbiamo che cosa ci porti? Oh. Il pericolosissimo... Heterodon nasicus. È minuscolo, frate. Sì. È un serpente originario dell'America del Nord. Che bello! Ma cresce ancora o rimane così? Sì, diventa circa 80 centimetri. Voi non lo state vedendo, ma sapete che il colore è simile ai lacci dei Timberland. È bellissimo, ragazzi. È proprio il classico camouflage. Viene chiamato anche serpente naso di porco, proprio per poter vedere dal naso che ha. È vero, ha un naso di porco. Oh! Ma l'hai ripreso, frate! Oddio! Questo è uno dei esempi di difesa, ovvero Soffia. Soffia non è tassonagli. No, Soffia è semplicemente alla salta. Oppure un altro metodo di difesa che ha è la tanatosi, ovvero si finge morto. Ma vediamo, tu mi salta! Lo fa vedere? La tanatosi no. La puoi far fare? No, ragazzi, non se gli faccio un boom! Deve essere... No, deve essere terrorizzato. Ok. Quando sono terrorizzati fanno finta di essere morti. Ah, fagli vedere Muri che si terrorizza. È incredibile. Posso toccarlo? Sì, certo. Sì, certo, non scrive. Si parla... è solo antipatico. L'ultima persona che l'ha accarezzato ha perso un braccio, ragazzi. Bisogna stare molto attenti. Vengo di qua che non voglio che mi guardi. E com'è l'altro serpente? Senti che fa, che rumori fa? Madonna, fra! Madonna! Ma ti ha preso! Mamma mia! Tranquillo, non ti morde, ti prende al massimo a testate. Mamma mia! Non morde! Morde soltanto in casi estremissima. Noi siamo sembrava estremo in quel caso. Guarda, rimettilo lì questo coso, che è pericolosissimo. E passiamo all'ultima fase del video che voglio andare via. Semplicemente Soffia mi ha detto che è il suo metodo di difesa e quindi Soffia non morde. Noi giustamente abbiamo una reazione da neofiti. Per noi è letale comunque, sappiate. Sì, assolutamente. Cioè, se mi soffia una persona io muoio. Ragazzi, arrivano gli ultimi due animali. Per fortuna, grazie, di oggi. Grazie Dio. Grazie. Ragazzi, io voglio far notare una cosa: che questi serpenti, che adesso ce li spiegherà, sono chiusi per sicurezza con lo scotch, quindi già sono pericolosi. Probabilmente i più pericolosi che l'uomo abbia mai conosciuto. Allora, tu dici, perché sono chiusi con lo scotch? Spiegaci. Semplicemente perché spingendo con la testa riescono ad aprire le... È la Madonna! La prenda? Vai. Cioè, sono troppo forti, quindi. Sì. È nerissimo. Mio Dio, sembra liquirizia. No, vero. Il fazzoletto perché? Perché così era qualcosa su che rotolarsi. No, semplicemente era messo per assorbire feci o quant'altro. No, non l'ha fecciato. Esatto. Non le feci. Non le feci, le feci. Questo è una Lampropeltis nigrita. Nigrita, bello, nigrita. Nigrita. Come il gruppo musicale? Esatto. Ale, pare un'antina. Ma che piglia. Radio Maria, Sky. Radio Maria prendo ovunque, non c'è bisogno della terra. È vero. Guarda, oddio! Guarda, rimane gritta, guarda. È molto... Guarda, rimasto così! Frate,
Oh. Se posso permettermi, questo è il più bello. Pensavo che fosse quello rosso. È bellissimo bello, questo. Ma questo è un nero così profondo che veramente... Bravo, è profondissimo. Cioè, come se assorbe un buco nero, assorbe la luce. Cioè, è tutta sua la scena. Io non so se si vede dal video, ma ci sono i LED, gli RGB, il verde. Che è bellissimo. Sta rimbalzando sul suo colore. Sembra stupendo. Cambi colore. E l'altro, nell'altro fratellino accanto, chi è? È sempre un Lamprobeltis, ma di una specie diversa. Lamprobeltis. Non vedi come Startis. Non morde nessuno. Ma è rosso. No, è bello. Questo è il vero falso corallo. Vero falso. È uno simbolo, vedete? È un vero falso corallo. Oddio, gli siamo andati a rompere il cazzo. Sta vorrei mia. Guarda, ha fatto il simbolo dell'infinito. Oddio, come si libera adesso? Scusa, è impossibile. Sì, se lo liberi tu, cazzo. Vediamo senza texto. O stesso texto, uguale. Sì, uguale, per forza. Bellissimo. Però questo sembra bello, più bello vispo. Lui era un po' la vita gli fa schifo. Lui invece guarda com'è, scruta gli ospiti. Quindi lui è quello che per antonomasia è il falso corallo. Sì, perché ha gli stessi colori del corallo. Lui però sono invertiti. Lui si difende sempre con la cacca. Assurdo. Questo non me lo chiedere. Okay. Sono rosso, nero e giallo, mentre gli altri, il falso corallo, hanno il rosso. Cioè, il nero e il giallo invertiti. No, assolutamente. Cioè, tu distingui un pericolosissimo serpente velenoso. Sì, è un metodo di difesa, ovviamente, per loro. Ma assurdo! Ma assurdo. Cioè, come cazzo fanno a sapere che fingersi l'altro serpente? Perché gli altri animali non si mettono a contare i colori, a vedere quale... No, ma ok, vedono quei tre colori. Ma pensa all'evoluzione. Hai capito? Natura, cioè, lui come ha fatto a capire che per difendersi doveva somigliare a quello di velenoso? Compa, ma che cazzo ne sa? È la natura, compa, l'evoluzione della specie, Cristo. Ma non ha detto che è una stronzata, è una cosa curiosa. Porca troia, cioè, ma perché quello che dico io sembra tutto... No, io sono d'accordo con te. Le uniche domande interessanti. Michelino, vieni qua. Per percepire gli odori. Dai, Michelino. Ai Michelino, no, lo tocchi. Hai toccato ben di meglio in vita tua, dai. Hai toccato serpenti ben più viscidi. Vieni qua. Oh, frate, weirdo. Ah, ma ti prego, prendilo. Ma ti prego. Mi hai cagato. Oh, bene, grazie. Butta dentro che sei innervosito. Lasciamolo alla sua vita. Triste, ma no, finta dai. Corallo. Ma tipo no, in cattività si passano. No, questa meglio una teca, belli sistemati. No, non passano la vita in scatolette. No, ovviamente no. Stanno tutti a loro teca a casa. Le scatolette sono solo per il trasporto. Okay. Poi avranno la teca grossa così, più grandi di casa mia, con tutti i loro habitat sì, naturale. Sì, sì, sì. Bene, ragazzi, che dire? Io direi che per questo video possa essere tutto, per fortuna. Ringrazio Reptiles Garden per Grazie avanti. Reptiles Garden, grazie Riccardo. Grazie Reptiles Garden. Sappiate che ogni commento con suscritto Reptiles Garden sono 50 euro che il buon Riccardo dovrà devolvere al mio PayPal. Grazie mille. Trovate ovviamente tutti i suoi contatti qua sotto in descrizione se volete approfondire gli argomenti. No, anche fare un buon pasto e mangiare qualche verme della soia. Certamente, assolutamente. Quindi vi lascio tutti i contatti qua sotto in descrizione. Grazie Murri. Che ci mancherebbe? Grazie te. Grazie Murri. Prego. Grazie, prego. Grazie Giampidec, prego. Coraggiosissimi tutti, bravi tutti, per tutti, ha vinto l'amicizia come sempre. Ciao.